Ragazzi, buongiorno! Non fate caso al casino qua alle mie spalle, ma praticamente ho accantonato momentaneamente tutte le cosine relative alla preparazione dei dolci che voglio andare in settimana a sistemare in cucina. Sapete, no? La nuova rubrica relativa alla riorganizzazione dei vari cassetti, dei vari mobiletti e quindi niente, non sapevo dove metterli, quindi li ho messi qua. Ho fatto già una selezione, ho buttato qualcosina che era scaduto perché in quel carrellino, siccome era tutto ammassato, non riuscivo a vedere bene tutto e tante cose erano scadute, quindi appunto ho fatto una bella scrematura e ho eliminato tutto. Comunque, volevo dirvi una cosa. Questa mattina mi sono lavata i capelli e non ho utilizzato la piastra, ma bensì ho utilizzato questo prodottino qua della Garnier Ultra Dolce che vi ho fatto vedere nel penultimo videovlog, sì, nel penultimo video. E questo è appunto al latte di mandorla bio e linfa d'agave, e appunto una funzione di andare a districare bene i capelli, renderli belli setosi, belli morbidi. E io ogni volta che l'ho utilizzato, ho sempre utilizzato poi la piastra dopo. Stamattina invece non ho voluto usarla. Ho detto facciamo questo esperimento, usiamo solo questo prodotto, vediamo un po' l'effetto finale. E devo dire che mi piace parecchio perché il capello è bello morbido. Adesso non fateci caso, sono un po' qua tutti spettinati, ma perché li ho appena lavati, li ho asciugati così un pochino alla cavolo. Comunque devo dire che cioè, praticamente rimane come se avessi utilizzato la piastra. E è un prodottino nuovo, però io ve lo straconsiglio nuovamente perché io non è che ho un capello completamente liscio, nel senso che sulle punte tende poi ad arricciarsi, a venire fuori l'ondulato. Invece, diciamo che con questo tipo di prodottino, cioè, è bello liscio proprio. Adesso vediamo quanto durerà, nel senso, vediamo durante il corso della giornata se si arriccerà o meno. Poi, ragazzi, ritornando sempre al penultimo video, ovvero appunto alle varie bottiglie di Ikea che ho utilizzato per riorganizzare il carrellino della cucina, intanto mi avete detto, ma così comunque l'olio all'interno della bottiglia, quando poi lo vai a versare, non esce troppo, non ti si sporca la bottiglia, qualcuno mi ha consigliato di prendere dei beccucci che vendono da Ikea. In realtà in quel video non ve l'ho detto, però se ci fate caso, nella parte finale in cui cucino qui sul tavolo che preparo le patate con la salsiccia, vado a mettere l'olio extravergine di oliva e ho uno di quei beccucci perché io tempo fa avevo acquistato, vedete, sono questi qua, questi beccucci qua. In realtà io avrei voluto utilizzarli per le bottiglie classiche, quelle che avevo sempre in vetro, però appunto non entravano perché il foro sotto era troppo grande e quello della bottiglia invece era piccolo e quindi non si incastrava bene. Di conseguenza, appunto li ho messi da parte, ho detto ma sicuramente prima o poi mi ritorneranno utili e devo dire che alla fine mi sono ritornati utili. Questi appunto li avevo acquistati dai Ikea, pagati tipo 90 centesimi la coppia, quindi costano veramente pochissimo. E nulla, li ho messi all'olio extravergine d'oliva e all'aceto di vino bianco, perché comunque l'olio di semi di girasole e l'olio di semi di mais li utilizzo quasi sempre per friggere, quindi bisogna versarne sempre una grande quantità all'interno della padella, per cui non ho bisogno di questo beccuccio che va, diciamo, a regolare la fuoriuscita. In questi casi più ne esce meglio è, e comunque è molto comodo, molto pratico perché si apre in questo modo e si chiude semplicemente abbassandolo, quindi appunto li avevo già, solo che in quel video non ve l'ho detto perché a parte che faccio sempre video super lunghi e di conseguenza niente, ho scordato di dirvelo, però appunto li ho e sono molto molto comodi. Un cadavere. Allora il cadavere era dietro. Chi è? No, è scesa. Non sei tu. Ma smettila. Cosa c'è? Che cos'è questo disordine? C'è altro. Allora, stamattina non mi riuscivo a svegliare perché ieri sera abbiamo fatto un pochettino tardi e
E quindi niente, non c'era verso. Ma a un certo punto, alle 9 meno un quarto. Ma a un certo punto, alle 9 Uno qua sotto ha iniziato a suonare il clacson all'impazzata. Lisa ha iniziato a ringhiare perché dovete sapere che lei è un gatto, però quando sente rumori un po' strani, come tipo, che ne so, le sirene dei pompieri in televisione o comunque sente dei rumori assordanti, ecco, chiamiamoli così, inizia a ringhiare. E niente, è stato praticamente un quarto d'ora con la mano sul clacson e quindi alla fine. Io mi sono svegliata, questo qui ancora un pochettino. Smettila. E comunque vi faccio sentire una cosa. Ditemi voi se avete per favore una soluzione a questa cosa qua, ovviamente prima di passare all'omicidio. Mentre facevo questa registrazione, c'è e adesso qualcosa vi che farò riguarda sentire. me. No, non c'entri niente tu. Pensavo, ma chi cacchio me l'ha fatto fare? Non era meglio che rimanevo a casa con mia madre, che stavo tanto bene. Perché non lo dice a lei? No, lei non mi voleva. Non mi voleva più, lei Io credeva non che. vedevo l'ora che ti portavo via. Ma io veramente non me ne sono mai andata, sono sempre lì. Comunque, silenzio, please. Sentite. Zitto, perché devo far sentire la gente. Anche io Cioè, posso andare su YouTube e silenzio. scaricare un video. No, qui c'è scritto casa. Non mi dà l'ora, però. Vedi che taroccato. Era l'una passata comunque di notte. Sentite un attimo. E come faccio io a dormire con una scrofa così di fianco? Poi Me lo chiedo No, anch'io. stai Come zitto perché faccio a io non dormire russo. con una scrofa così a Io non russo, fianco? cretino. Sì, ma sei una scrofa. Omar, vuoi vedere che il dente te lo tolgo senza anestesia? Qua, Eh? piccolino Brutto Lisino, vieni schifoso. qua, cucciolotto, cosa ti hanno No, non ti fatto? considera, lei considera solo me. Cosa stavo dicendo? Aspettate che questo qui mi Cavolate. distrae. No, allora questo Vieni sotto, dai. Vieni. mi entra nel Vieni. cervello. Mi entra nel cervello. Tant'è che io tante volte dico: ma perché cavolo abbiamo preso il divano normale e non il letto divano? Perché giuro, me ne sarei andata io a dormire Bah. sul divano letto. Cioè, è Quello facevi allucinante! Tutte le compagnia. sere così, poi ha voglia prenderlo a calci, a pugni, poi. Allora, praticamente io mi addormento con la mano sopra. Dov'è che sei? Con la mano qua sopra la sua testa. Come lui inizia a russare, faccio così. Quindi tutta la notte io dormo con la mia mano. Che è così. Che devo prenderlo a schiaffoni perché. Oh, scusa, ti ho dato un po' di schiaffi gratis, ma non importa, valgono sempre. E poi non è che russa soltanto nella prima fase in cui si addormenta e poi la smette. No, va avanti tutta la notte. Al Ma mattino che sono coerente. alle 3 si alza, mettiamo, deve andare in bagno, ritorna a letto, ricomincia a russare fino alle 6, alle 7 che gli suona la sveglia. Cioè, io non lo Ah, è sapevo, vero. quando mi è stato appioppato, io non sapevo di queste cose che si scoprono poi purtroppo soltanto con la vita quotidiana, no? E quindi adesso se Ah, non perché ti sono muovi, non raffreddato. sei più raffreddato, sei Sì. guarito. E muoviti adesso, io me ne vado, Stamattina devo preparare la colazione a casa, però ho voglia di uscire. Ho detto basta, usciamo. Però mi sa che vado da sola perché questo qui è un pochino morto. No, no, ciao, vai. Ah, me ne vado. Ma poi che c'è il frangettino? Muoviti, Omar. Sei troppo bianco. Perché sei così bianco? Sei vivo. Lisina. Vogliamo uscire, Lisina? Dai, dai, metti giù, che mi ha conficcato le unghie nella caviglia. Dai, via. Stai soffrendo? 2 minuti. Di sofferenza. Boh, io vado, ciao! We collide, we break down, caving in to our doubts, faces filled with sadness.
When words are said, we'll regret. I can see the fire that we made just to save us. When we try to make up for never letting go, said the things we promised not to say, then we break up just to start all over, even though we know. This is the hard way, but we can't be heartache. Allora, siamo fermi dal benzinaio, abbiamo fatto un bel giro per negozi, abbiamo fatto un po' di shopping per la casa, perché quest'anno per la prima volta non vedo l'ora che finisca l'inverno, non so perché, ma io amo l'inverno, mi piace tantissimo, però quest'anno ho voglia di primavera, di temperature miti, non di estate, che l'estate poi è troppo, fa troppo caldo e quindi non la sopporto, però tipo voglia di primavera, di quel venticello fresco, e ho voglia di dare un po' di colore alla casa, quindi abbiamo fatto un po' di acquistini che più tardi vi mostrerò, un bel po' sinceramente, e fatti appunto per diciamo rinfrescare un po' l'ambiente. Si tratta di colori pastello, ma dopo ovviamente vedrete tutto quanto. Allora, arrivati a casa, vi faccio vedere rapidamente la nostra spesa. Abbiamo preso 2 peperoni gialli, eravamo un po' a corto di verdure, poi abbiamo preso funghi champignon, siamo stati all'Ipercop ovviamente, poi una confezione di cipolle rosse e poi 150.000 pappe per le mucche, che adesso dovrò mettere via prima che arrivino più che altro Lisa, perché se mi vede inizia a strillare. Noi qua in casa viviamo con il terrore per Lisa. Alla fine la Coop è il posto dove queste scatolette qua costano meno, loro mangiano solo Shiba. E poi qua cosa abbiamo? Già non mi ricordo più. Altre 1000 scatolette. Abbiamo fatto proprio una bella bella scorta. In questo modo andiamo avanti per circa 10 giorni. Altre scatolette, insomma, abbiamo preso gusti vari. Aspettate, che io intanto, mentre me le faccio vedere, ne approfitto per tirarle fuori. Poi qua abbiamo preso una confezione di carote, purtroppo queste in casa nostra spariscono in fretta perché a Omar piace mangiucchiarle da crude e quindi durano poco. E poi ho preso il Philadelphia, quello alle erbe mediterranee, questa qui è una novità. Comunque ragazzi, questa mattina per colazione avevo in mente di preparare i cookies, ovvero quei biscotti con le gocce di cioccolato. Poi appunto mi sono svegliata con una voglia matta di uscire, di andare per negozi, e così appunto mi sa che adesso, dato che sono le 3:50, mi metto a farli. La ricettina è molto semplice, molto veloce, e poi devono stare un'oretta nel frigo, quindi appunto li faccio adesso, così poi oggi li mangeremo per merenda. Adesso mi preparo tutti gli ingredienti e vi faccio vedere come prepararli appunto. Bright flashing by the street lights, keep waiting till you've arrived, let it unfold, let it unfold, give me reason to feel right, I keep waiting for the morning light, I let him fall,
ragazzi, dunque ci servono 300 g di farina 00, 250 g di burro a temperatura ambiente, quindi deve essere super morbido, 5 g di bicarbonato, 2 uova a temperatura ambiente, 100 g di zucchero di canna e 100 g di zucchero semolato, quindi quello normale, 200 g di gocce di cioccolato fondente, estratto di vaniglia o vanillina, io utilizzerò quindi una bustina di vanillina, e poi ci servirà del sale fino. Allora ragazzi, nella ciotola andiamo a versare la farina, il bicarbonato e un pizzico di sale. E mettiamo questa ciotola da parte. Ok, adesso andiamo a versare dentro a un'altra ciotola il burro, lo zucchero di canna, lo zucchero semolato, le 2 uova la bustina di vanillina volta le polveri. Allora ragazzi, super mega video haul. Come vi ho detto, questa mattina in macchina abbiamo comprato un bel po' di cosine. Dunque, partiamo dal negozio casa. Da casa ho acquistato questa cosa carinissima. L'ho presa per la scrivania perché dovete sapere che per questa benedetta scrivania, questo benedetto angolo scrivania, io ho fatto degli ordini su internet, ma è più di un mese che li sto aspettando. Mi riferisco ai vari accessori, non si sa più dove cappero sia finito il pacco, di conseguenza mi sa che non riceverò nulla. Quindi ripeto, da Casanova per 12,90 € ho acquistato questo carinissimo contenitore, che in realtà nasce come portatrucchi, ma io appunto lo andrò a utilizzare sulla mia scrivania per metterci all'interno le penne e magari qua le gommine, le graffette, calamite, insomma accessori vari. Come vedete è rosa in velluto, il materiale è molto molto bello, e poi ha tutte queste decorazioni dorate, così come anche la parte superiore ha questo bordino dorato. Diciamo che non mi sarei mai immaginata di trovare una cosa del genere così carina da Casanova. Io non ci volevo neanche entrare da Casanova perché ultimamente mi sta un po' deludendo, non mi piacciono le cose che vende, ma dopo essere usciti da Maison & Cadeau e non aver trovato nulla, perché hanno ancora tantissime cose natalizie, Omar ha insistito affinché entrassimo appunto da Casanova, perché dobbiamo acquistare delle pentole, ragazzi. Veramente, cioè, io volevo aspettare di andare nella nuova casa, ma ne abbiamo necessità, quindi non è che posso rimandare la spesa. E comunque appunto ci stiamo guardando un po' in giro, e mi sono girata mentre guardavo i profumatori per ambiente e ho visto questo in un angolino nascosto, tra l'altro, e c'era sia di questo colore che nel color verde, e l'ho subito preso. Adesso ve lo faccio vedere più da vicino. Mi piace veramente veramente tantissimo. Ha praticamente questo rialzo e poi ci sono questi due conetti. È proprio bello il materiale perché è super morbido, e dato che appunto noi abbiamo la camera da letto sui toni del grigio e del rosa e del dorato, questo colore è veramente perfetto.
Per quanto riguarda il verde, era un verde smeraldo, anche quello molto bello, però non ci azzeccava molto con il nostro ambiente, per cui sono andata su questo. Poi ragazzi, siamo stati da Epicasa perché volevo acquistare altri profumatori per il bucato della Mon Amour, però erano completamente finiti e di conseguenza ho preso questo, che è un profumatore sia per ambienti che per bucato, non è per la lavatrice, ma va appunto spruzzato sia nell'ambiente che sugli indumenti. E questo l'ho acquistato perché l'ho visto a mia madre, nel senso che mia madre lo ha acquistato prima di me, sia in questa profumazione qua che è quella al muschio bianco, sia alla lavanda, e sono veramente buonissimi e perdurano abbastanza nell'ambiente. È della linea del brand Sweet Home Collection ed è appunto un profumo tessuti e ambiente. E nulla, cioè è veramente buonissimo, ve lo faccio vedere meglio nel dettaglio. Ha l'erogatore spray con il blocco anche ed è veramente meraviglioso il profumo, sa proprio di pulito, di fresco, di primavera, di non lo so, di buono, è veramente buonissimo. Questo è costato 1,99 euro, quindi veramente pochissimo rispetto ad altri profumatori per ambiente. E niente, ripeto, io l'ho preso da Epicasa, non so se venga venduto questo tipo di brand anche in altri negozi, in altri supermercati. Poi siamo andati da Maison du Monde, anche lì non c'era veramente più niente, tantissimi scaffali vuoti in attesa dei nuovi arrivi perché hanno detto che da settimana prossima ci saranno tutti gli arrivi primaverili. E poi gli altri scaffali erano pieni di cose vecchie, scontate, la maggior parte erano rotte, devastate. Però nonostante ciò sono riuscita a fare un acquisto, ovvero ho preso questa tazza carinissima che costava 7,45 euro, ma è essendoci il pallino rosso, l'ho pagata al 50%, quindi l'ho pagata 3,70 euro, era veramente pochissimo e mi è piaciuta un sacco, più che altro perché ho rotto. L'ho presa perché ne ho rotta un'altra, quindi si è creato un piccolo spazio e subito ne ho approfittato. E qui voglio andarci a mettere all'interno il mio bel cappuccino al mattino. È appunto in ceramica bianca, mi piace tantissimo l'immagine disegnata. Praticamente c'è, diciamo, la tazza fa l'occhiolino, ecco, con il suo rossettino rosa. Mi piacciono tanto anche le labbra come sono disegnate. E poi ha tutte queste righe rosa nella parte sottostante. Per quanto riguarda la parte di sopra, rimane così, ovvero voi potete o toglierla o andare a mettere appunto questo tappino e lo potete aprire per bere. E poi quando magari, non lo so, non bevete tutto in un sorso, andate a richiudere così la bevanda all'interno rimane bella calda. Ce n'erano tante anche in plastica, però ho preso questa in ceramica perché mi dà la sensazione, l'idea che la bevanda all'interno, una volta chiuso il tappo, rimanga più calda rispetto alla plastica, perché credo che la ceramica isoli meglio. E niente, mi piaceva veramente tanto. Poi mi sa un po' di, non lo so, mi piace soprattutto per la sua grandezza, perché così al mattino ci stanno 2 litri di cappuccino. E l'ho trovata molto carina e simpatica. Trovarne una che fosse intatta è stata un'impresa, perché erano tutte rotte, tutte scheggiate, tutte rovinate. Questa però era quella dietro dietro, ce n'era ancora un'altra intatta e poi basta, tutte le altre purtroppo erano rotte. Comunque, siamo poi stati da Jask, dove praticamente siamo usciti con 2 buste belle piene. Da Jask abbiamo preso un sacco di cosine super scontate, quindi sono veramente felicissima. Allora, prima di tutto, ho riacquistato questo tappetino che va messo sul top della cucina per assorbire l'acqua delle stoviglie. Se vi ricordate, lo avevo già acquistato un paio di annetti fa, solo che poi l'ho buttato perché a forza di lavarlo, è un po' il discorso che vi facevo nell'altro video, si è praticamente rovinato. Ed era strascontato, l'ho pagato solamente 2 euro e l'ho ripreso esattamente nella stessa colorazione di tempo fa, di tanto tempo fa,
ovvero rosa con le stelline bianche. E adesso vabbè, lo apro, ve lo faccio vedere, tanto poi ovviamente lo vado a mettere al suo posto. Era disponibile anche in altri colori, però sinceramente al momento non mi ricordo quali fossero. Mi pare grigio, può essere, so solo che comunque ho avuto occhi solo per questo colore qui, che mi piace tantissimo. Ecco, questa è la forma ed è bello assorbente, così finalmente adesso ne ho tre, perché io, oltre a utilizzare, non avendo la lavastoviglie, il top della cucina, utilizzo anche il tavolo per mettere le stoviglie, e di conseguenza questi li sfrutto davvero tantissimo. È molto molto bello e soprattutto super scontato. Vi dico, l'altro giorno da Auchan ho acquistato quello blu, viola a pua bianchi, l'ho pagato 7 euro, tantissimo. Questo invece è costato, ripeto, soltanto 2 euro, ma è molto più spesso rispetto a quello che ho acquistato, che per carità assorbe, però diciamo che questo è più spesso, quindi assorbe una quantità maggiore di acqua. Poi abbiamo preso anche, sempre sul rosa, ma in realtà io volevo prenderlo di un altro colore, però ora ho detto no, è più bello rosa, piccione. Comunque, questa cosa qua, che è molto strana, di che cosa si tratta? Anche questo pagato pochissimo, vediamo un po' se riesco a trovare il prezzo, però non ho idea di come si chiami. Spugna, l'ho pagato soltanto 1 euro. È un set composto da 3 spugne per i piatti. Scusate se faccio un po' di caos, ma devo aprire la confezione. Però è particolare perché non ci sono soltanto le spugne all'interno, ma c'è praticamente anche il manico per l'impugnatura, all'interno del quale va versato il detersivo. Voi versate il detersivo qui dentro, poi andate a chiudere e teoricamente appunto il detersivo si dovrebbe diciamo disperdersi tra virgolette all'interno della spugnetta, perché qui c'è un foro che permette il passaggio e quindi appunto voi andate a lavare i vostri piatti. Non so adesso bene se la spugnetta sia valida o meno, sembrerebbe di sì perché ha questa parte abrasiva, però ovviamente ragazzi è costato soltanto 1 euro, quindi cosa pretendiamo? Diciamo che se funziona ho fatto un acquisto molto valido. Mi piace perché è particolare, diverso rispetto ai soliti, diciamo alle solite spugnette. Poi tra l'altro comunque ce ne sono tante all'interno, perché oltre al manico ci sono 3 spugnette di ricambio che hanno la loro plastichina dietro per poter essere incastrate al manico. E niente, mi è piaciuto tantissimo. C'era anche nel colore azzurro, nel colore verde mi pare, non l'ho mai visto in giro sinceramente questo tipo di aggeggio, e me ne sono immediatamente innamorata. Ok, andiamo avanti. Ho poi acquistato questo, aspettate un attimo che non ricordo quanto l'ho pagato. Questo l'ho pagato 5,95 euro, in proporzione a quello che è costato di più. Praticamente è questo cuore di questo rosa pastello troppo bello, che appunto voglio utilizzare tipo come contenitore per le chiavi, o comunque adesso poi ci metterò qualcosa di carino, e tipo un centro tavola. Forse no, le chiavi no, perché mi sembrerebbe sprecato. Era disponibile anche questo in diversi colori, bianco, verde, poi non mi ricordo. Comunque l'ho preso appunto rosa per rimanere in tema e mi piace tantissimo. E nulla, è un effetto gessato al tatto, è particolare. Forse tempo fa vendevano anche le stelle fatte in questo modo, però il cuore mi è piaciuto veramente tanto. Poi andiamo avanti, ho acquistato sempre della stessa identica fantasia dello scolapiatti, in pratica questi strofinacci. All'interno ce ne sono 3, quindi parecchi, e sono anche questi rosa con stelline bianche, che sono un pochettino più grandi rispetto alla dimensione appunto dell'asciugapiatti, chiamiamolo asciugapiatti, scolapiatti, non so bene come definirlo. Vediamo un attimino se riesco a trovare il prezzo. Anche questo non l'ho pagato tanto. Ok, asciugapiatti 3,50 euro, penso che sia questo. Praticamente ce ne sono 3 all'interno, quindi devo dire che va più che bene come prezzo.
costato poco più di un euro l'uno, anche questo era disponibile in tanti colori diversi, però anche di questo sono andata su questa tonalità. Adesso li apriamo, ve li faccio vedere perché li devo mettere a lavare. Riesco a mostrarveli da aperti, che forse è un pochettino più utile. Sono belli grandi, come vedete sono super grandi, e poi comunque essendocene tre all'interno direi che è stata una super offertona. Oggi ho comprato veramente bene da Jask, solitamente non vado perché non trovo mai niente, invece devo dire che si comprava veramente benissimo, tutte cose super carine, super scontate. E comunque niente, adesso le andiamo a mettere di là, così le laverò e potrò iniziare a utilizzarli presto. Poi per le decorazioni ho acquistato questa bottiglietta, si chiama sabbia vetro, praticamente è una sabbia che adesso voi non riuscirete a vedere perché c'è ovviamente il riflesso della fotocamera, comunque è una sabbia che ha questo effetto vetro, questo effetto brillante, sembra quasi che all'interno contenga dei glitter argentati. È costata appunto 1,50 euro, non ricordo se ve l'ho detto, forse sì, vabbè, però forza di parlare poi mi perdo. E comunque appunto anche questa era scontata perché il suo prezzo di partenza era molto più alta e era disponibile soltanto nel color rosa, e questo appunto stavo dicendo, questo barattolino, questa bottiglietta la voglio utilizzare poi per andare a fare delle decorazioni in casa, magari all'interno di qualche vaso in vetro. Mi sono un po' pentita di averne acquistata una sola perché non ce n'erano tantissime, però insomma troverò comunque, diciamo, il modo per poterla utilizzare. Davvero dal vivo ha veramente un effetto molto bello, molto particolare, che purtroppo in videocamera non rende, probabilmente renderà una volta aperta, ma poi ve la farò vedere come ho intenzione di utilizzarla. Poi andiamo avanti, anche questo acquisto è stato super scontato. Ho preso questo fermaporta carinissimo, pagato soltanto 3 euro, anche questo è rosa, praticamente siamo andati sul rosa alla grande, e appunto troppo bello, mi piace un sacco. Qui sopra ha la cordicella, questo voglio andarlo a mettere in camera da letto, dove adesso ne abbiamo già uno, ma è super vecchiotto, rovinato, e lo butterò via. E perché dovete sapere che appunto Carolina passa dal comò alla porta e poi all'armadio, e molto spesso per darsi lo slancio per salire sull'armadio va a chiudere la porta, quindi tante volte se non utilizzo uno di questi fermaporta arrivo a casa magari la sera, o comunque mi capitava di rientrare a casa dal lavoro e la porta era chiusa e loro due erano chiuse dentro, perché poi per darsi lo slancio la spinge bene, per cui si chiude, non riescono poi più a riaprirla. Quindi da quando utilizzo questi fermaporta ho risolto il problema. E nulla, mi piace un sacco, c'è questa figura qui disegnata dorata, purtroppo però c'è il riflesso che non lo mostra bene, e questi li avevo visti tanto tempo fa, prima di Natale, quando li avevano appena messi, però erano un pochino alti come prezzo, quindi non li avevo acquistati, però adesso nel vederlo scontato l'ho preso. È anche particolare, mi sa tanto comunque di estate per il suo colore, poi una bella tonalità di rosa soprattutto, così come anche il cuore, e questa tonalità pastello molto tenue, molto delicata, e appunto in camera da letto noi abbiamo il rosa, e quindi diciamo che ci starà benissimo. Poi altri due acquistini che sono costati un pochettino di più rispetto al resto sono questi due barattoli pagati 5,95 euro l'uno. Sono due barattoli in vetro, come potete vedere, hanno il tappo rosa, al di sopra c'è la farfalla, questa bella farfalla in rilievo da utilizzare come impugnatura per aprire il tappo. Questi li voglio andare a utilizzare sempre per la questione organizzazione mobiletti, ho già in mente il loro uso appunto, e li ho presi perché mi piacevano un sacco. E c'erano anche nella versione bianca con l'uccellino, e poi c'era anche un'altra figura che al momento non ricordo, però appunto a me piacevano tantissimo le farfalle. Anche questa è una bellissima tonalità di rosa, è un rosa molto delicato, molto tenue,
super pastello e poi soprattutto, oltre a essere bello il colore, è molto bello anche l'effetto perché sembra essere, non so, molto molto lucido. E poi ragazzi, per finire, sempre da Just ho preso questa corsia da tavolo, come misura è 40x150 e questa l'ho pagata 5 euro. Facciamo che aprirla perché tanto dovrò andare a lavare anche questa. Mi è piaciuta un sacco perché appunto rosa, queste strisce rosa. Scusate un po' che parlo, però intanto scarto, quindi c'è un caos pazzesco. E ci sono tutti questi quadrotti bianchi, veramente troppo bella. Adesso è un pochettino stropicciata, ovviamente, però voglio andarla a utilizzare sul tavolo bianco direttamente perché mi sono stufata di utilizzare questa tovaglia qua, che è vero protegge il tavolo, però mi sa un po' troppo di pesante, mi ha stufato. Ovviamente la terrò perché l'andrò a mettere su quando andremo appunto a mangiare, a utilizzare il tavolo, quando avremo invitati, però durante il giorno comunque voglio lasciare il tavolo libero, soprattutto adesso che arriva la bella stagione, voglio lasciare un po' respirare, non so, l'ambiente, voglio togliere più cose possibili e quindi niente, questo mi è piaciuto tantissimo perché il nostro tavolo è bianco, se vi ricordate, quindi questo rosa tenue secondo me al di sopra ci starà benissimo. Noi abbiamo appena terminato di berci il cappuccino con i biscotti, mangiarci i biscotti. E adesso io e Lisina, che si è finalmente alzata, vi salutiamo. Questa cicciottina, vi salutiamo e ci vediamo nel prossimo video. Un bacione!